Abbiamo un bel po' di materiale, abbiamo fatto un giro molto costruttivo quest'oggi, ma ne avremo ancora altrettanto e di più davanti a noi. Praga, che città entusiasmante, non fosse per il loro terribile razzismo. Abbiamo ancora varie cose da verificare, ma il rave party, per quanto concernesse il neon, notti al neon, era in effetti qualcosa che ci interessava. Dietro il cortile Ludwig si sta svolgendo un'esclusiva festa a base di neon. A quanto pare per entrare serve un tesserino segreto, però sono sicuro che esiste un altro modo. Che il tesserino è quello che non abbiamo. Abbiamo qui un accesso alle fogne che mi pare di aver esplorato e che non portasse a nulla, ma non sono affatto sicuro. E qui c'è un accesso che ci porta fondamentalmente a morte certa. A meno di trovare un modo per non atterrare direttamente sulla. Posso dire che ho un bruttissimo presentimento. Attenzione. No, qui ci ha soltanto detto che siamo entrati nell'area che potrebbe concernere il rave. Ma noi non abbiamo alcun potere che ci renda immuni. Sapete qui cosa sarebbe potuto essere utile? Il Titan. Ci renderebbe immuni ai danni, punto. Oltre al fatto che non abbiamo i Praxis necessari, avremmo dovuto fare un overclock. Forse è prematuro venire qui senza aver ottenuto il tesserino. Quindi diciamo che adesso faccio viaggiare la mia mente e vedrò in che modo morirò per capire se fosse stato fattibile o meno. Ma è soltanto un utilizzo molto fantasioso. Perché ti continui a mettere? Non posso stare in piedi. Ok. Abbiamo una cura. Però possiamo farci un po' di antidolorifici prematuri. E sì, se l'avesse aperto. Se l'avesse aperto. Ok. Non abbiamo più antidolorifici. Ok, siamo sopravvissuti. Ok. Vai a morte. Non potevo farci niente, mai mischiare neon A nel volte la rave. fantasia supera la Avrei realtà. dovuto saperlo. Dici che succede a tutti i potenziati che prendono quella merda? Salve! Così la fai sembrare una Siamo cospirazione. entrati! Dico soltanto E che le siamo vivi droghe per non vanno raccontarlo, mischiate. incredibile. Dai, quel tipo non lo conoscevi neppure. Ok, cosa ci dice? Nient'altro? Perché mi è apparso un aggiornamento così in modo palese? E qui non possiamo Adoro questo entrarci? brano! Hai visto? Magari possiamo parlare col Grazie. drogato al neon? Cosa? È troppo drogato al neon. È un drogato al Non neon all'ennesima riesco a potenza. smettere di tremare. Allora, io potrei violarlo, non so come reagirebbe il ragazzo qui. Ma è fantastico! Che figo, ragazzi! Mi sto sballando anche io, non guardate me. Da ora in poi vuol dire che questa porta è aperta? Spero. E non vorrei dover tornare Fantastico! Dai, da lì. balla! Puoi farlo? Esatto, lì era proprio un brutto posto. La danza elettronica mi piaceva di Oh, più! Davvero, signora, lei è vestita Questa così a modo? musica è come Va a fare la se fosse drogatella? parte di me! Ah, ah! È
e temo che quella porta sia importante, ma... Come sei entrato qui? Anche la DG con questo taglio davvero... Calma! Ordinato! Non riesco! Il neon è sicuro! Davvero! Scommetto che ci sei! Calma, sono un medico! Il neon è sicuro! Lei sa che ha... Nel senso, o sta mentendo sul fatto di essere un medico, ed è molto grave... O ancora peggio, lei è davvero un medico! Cioè... Ok. Non voglio entrare nel dettaglio. Non sono un poliziotto. Hai visto? Laggiù? Non lo sono. E non mi interessa essere in questo frangente. Vediamo se tutti quanti adesso friccano fuori. O se mi fanno fare il mio lavoro con tranquillità. Lo sapevo. Tracciamento avviato. Accesso. Mamma mia, al pelo. Lui non si è arrabbiato. E altra cosa che stavo notando, molto importante: abbiamo equipaggiate delle EMP nade. Che... Puoi farlo? Oh, io posso fare un sacco di cose. E qui c'è un bel morto. Ok. Salve. Non assumere neon da Mina Majerova. Darko. Donny? Ah no, Sinek. Ho cercato ovunque qualcuno che potesse venderci della neuropozzina. Le mie ricerche mi hanno condotta a un condominio vicino alla stazione Pilgrim. C'è un appartamento con un cigno sulla porta. La stanza segreta al suo interno dimostra che il servizio di pulizia non è altro che una facciata per smerciare droga. Non ho trovato neuropozzina, ma ho scoperto una cosa importante. Nessuno vuole vendere i neon ai potenziati perché risulta fatale in combinazione con la neuropozzina. Stanne alla larga, ti prego. Dillo anche a tutti i tuoi amici, Mina. Lui l'ha letto e si è drogato perché era un idiota, fondamentalmente. C'è anche della neuropozzina, magari qui in giro. Peccato. Mi avrebbe fatto comodo, ne ho una soltanto. Quindi io sono potenzialmente in grado di uccidere chiunque di questi se gli dovessi fornire della neuropozzina. E con fornire intendo, per esempio, imbeverne un fazzoletto e farglielo respirare? Non lo so. Sto pensando a modi diversi di fare il mio lavoro. Altra cosa che volevo fare un bel giorno... sarebbe stato capire se da là era possibile disattivare quell'elettricità, ma credo di no. Penso che mi farò gli affari miei. E adesso abbiamo un obiettivo molto chiaro: di trovare quel servizio di polizia, no? Ho una traccia che porta alla rete di distribuzione del neon a Praga. Una falsa, con la S, grazie, impresa di pulizia vicino alla stazione Pilgrim. Si tratta di un cigno. Ok. Come se i potenziali di questa città non avessero abbastanza problemi. No, non ce ne sono mai abbastanza di problema. Salve ragazzi, continuate a divertirvi. Mi raccomando, non potenziatevi. Oppure fatelo e poi morite. Una delle due, a vostra discrezione. Sarei più contento per la prima. Così per... perché mi sento particolarmente buono. Allora, Pilgrim Plaza. Oh, music box. Box. Oggi niente, le S, le X, le Z proprio vanno un po' a farsi... Si parla di tornare indietro? Dall'altra parte? Non vedo molti altri. Potrebbe essere... infatti. Quindi questa. Ah, quindi zoomandoci molto mi dice che missione sarebbe? No, qui mi fa capire che non è proprio in quest'area. Vorrei capire se c'è un modo più comodo per... No, solo in quella missione mi andava a indicare che side quest parlavamo. E non conta il mouse, conta il centro. Comunque, è qua. Va bene. Questo ci fa relativamente comodo perché non siamo lontanissimi. Non l'avevo notata questa statua. Sarà che in realtà non ero mai passato di qui? Ero venuto da questo negoziante? Salve. Prego, prego. Staff, credo di no. Ehi, sei stato seguito? Cosa? Che intendi? Meglio essere prudenti. Loro hanno occhi dappertutto.
quelli che ti hanno fatto questo devasto in testa? Ma tu hai tutto quello che mi serve per tenere loro lontano dai miei affari, giusto? Certo. Ma non lasciarti ingannare, il negozio è una specie di secondo lavoro. Vendo soprattutto componenti, materiali, roba da usare per migliorare altra roba. Ehi, hai un'aria familiare, ci conosciamo? Sono uno no, che di sicuro me ne migliora tante cose, però. Io no. A volte ho dei vuoti di memoria. Mi succede dall'incidente. Mi sono liberato subito del mio potenziamento, un impianto auricolare per l'equilibrio. Adesso ho sempre un rozzio nella testa. Ehi, hai sentito? Oh merda. Sentito cosa? Lascia stare. Ma passiamo ad altro. Ti serve qualcuno degli ingredienti speciali di cui ti parlavo? Quindi quella non era un attacco incipiente di alopecia. Alopecia. Kit di creazione no. Cioè, sembra fico, ma per ora no. Adesso devo andare. Sì, sì. Ma prima di andare, non è che per caso hai un po' di neuropozzina da darmi? Perché ti serve se non sei più potenziato? Il mio cervello ne sente il bisogno. Strano, eh? Allora, puoi darmi una mano? Ah, guarda, ne avessi a fiumi, te la darei anche. Ne ho una sola e per ora il fatto che il tuo cervello ne sente il bisogno non è una priorità. Ci potrebbe essere qualcuno che stia avendo un problema di rigetto e stia per morirmi davanti fra le braccia. A questo punto, guarda, se avessi avuto qualcosa di interessante da vendermi con uno sconto, forse sì, ma sono una persona un pelo concreta e tu non hai un problema così grave da farmi essere soltanto banalmente altruista, quindi direi di no per ora. Scusa, non posso aiutarti. Ok, sono tempi duri per tutti. Buona giornata, e se ti dovesse servire qualcosa, sai dove trovarmi. Sembri un bravo ragazzo con tanti problemi, anche se quest'area è rossa. Ok. E dietro c'è tanta roba che parte da qua. E anche sotto c'è tanta roba. Ok. Ma per ora non ti darò della neuropozzina. Sono quasi convinto che ne troverò altra. Dove sto andando? Nella direzione sbagliata, ovviamente. Esatto. Nel caso ne dovessi trovare altra, se mi ricorderò, cosa che non è affatto garantita, tenterò di venire a dartela. Noto come il cancello nord attraversa i resti delle fortificazioni che circondano. Faccio dei giri larghi, ma mi trovo davvero affascinato da Praga, una città niente che guai, già okay? Anni fa era molto bella. Molto, molto bella. Ah, c'è una clinica Limb qua. Ed è distrutta. Non proprio distrutta. No, no. Decisamente distrutta. Violazione di livello 5. Potremmo entrare creando un multitool. Ma ci sono anche mezzi alternativi, probabilmente. Quella è neuropozzina. Quella è neuropozzina. Scusate, ma ritiro tutto. Stava respirando o si sta facendo una tirata di coca incredibile? Non mi era chiaro. Strumento multifunzione, grazie. Indietro. Copriresti uno dei... E... dove si è posizionato qua giù? Equipaggio. Evitiamo di farci beccare dalla polizia, sì, perché credo comunque non sarebbero contentissimi di questa operazione. Ok. Ok. Una vecchia clinica Lind. Quella. Quindi lassù non si passa direttamente. E qui si scende. Ok. Analisi delle dinamiche di mercato. Interessante fino a un certo punto. Non volevo la stampante, giuro, per quanto sembri strano.
piano di... Allora, domanda, ero sicuro che sarebbe successo. Come fa a esserci un editoriale aggiornato? Ci sono due cose, allora. O c'è qualcuno che viene qui molto spesso e non sembrava, o c'è un fantasma. C'era altro da queste parti, mi pare. Materia per creazioni, ottimo, visto che ne ho usato un tot. E no, quello niente. Qui c'è qualcosa di nascosto. Credito. Ma come si arrivava su? È la domanda. Ah, da là! Ecco come. Questo mi piace assai. Materiale di creazione non ci siamo rifatti. Biocella era una delle cose che interessava di meno, ma... Ultimo avviso di chiusura. Dottoressa Flatwick. Questo è l'ultimo avviso. Le operazioni presso la filiale di Praga sono state sospese. Sollecitiamo lei e la sua squadra a sgombrare la struttura entro le prossime 24 ore. Invieremo una squadra a chiudere la clinica e a rimuovere le scorte mediche eventualmente rimaste sul posto. Non ci dice niente di più, purtroppo. Hai detto qualcosa? Un codice triangolare. Perché fa sempre... Un kit Praxis? Ragazzi, abbiamo fatto jackpot. E in totale 3 neuropozzina. Direi che non ci possiamo affatto lamentare di questa esperienza. E si può continuare a salire. Questo per... Ecco, vediamo da dove saremmo potuti entrare di alternativo. Da qua. E quindi... Ah, ok, interessante. Quindi ci stava questo accesso, che anche senza avere un kit multitool, quindi avendoci le mie zampette simpatiche, ce l'avremmo fatta easy easy easy. Col senno di poi. Col senno di poi. Ma mi sto distraendo in modo incredibile. Voglio al volissimo tornare indietro, prima di dimenticarmi del nostro Sobchak Security. Sto cercando di essere di parola. Oh, sei ancora tutto intero. Come posso aiutarti? Ho appena fatto una scorta di neuropozzine enorme. E quindi mi sento generoso. Perché sei stato molto educato con me. Ti ho portato della neuropozzina. Esatto. Sei un tipo a posto, lo sai. Un vero amico. Dovresti dare un'occhiata nel mio seminterrato. Là sotto troverai parecchia bella roba. E ho visto che ce n'è di bella roba. E a questo punto sono anche disposto... Oh, sei ancora tutto intero. Come posso aiutarti? Sono anche disposto a comprare il tuo kit. Vediamo di creazione. Vediamo che cos'hai. Perché da ne ho usate parte. Per fare il multitool. Adesso devo andare. Nessun problema. Se dovessi cambiare idea... Come cambiare idea? Ti ho dato la neuropozzina. Ti ho comprato il multitool, i componenti di creazione, e tu mi hai dato... Benvenuto. Scusate, mi ha dato lui accesso, eh? Non vorrei dirvi. Ah, ecco, qui si sono calmati. Che mi dici ci sta un sacco di bella roba? Senti, io ti sto per sfondare tutto, spero che la cosa non ti... Laser a frammentazione, spegni, grazie. Ok, perché io potrei entrare qua e sfondarti la parete. E tra l'altro, come posso prendere quelli? Parlo in modo robotico, ma non preoccupatevi per me. Cioè, scusami, adesso parliamone. Io non posso né prendere né spostare queste scatole. E tu mi metti là dietro dei materiali da creazione. Maledetto bastardo. Almeno questi li posso prendere. Quotidiano. Tra l'altro noi l'abbiamo letto questo, perché già l'ho visto prima, ma
Ieri mattina l'esplosione, direi di sì. Sì. Un po' di roba vendibile. Grazie. E... grazissime. Software Breach è un altro vendibile. Purtroppo lui non era un vero e proprio... E livello di sicurezza 3. Vediamo cosa c'è. Non lo capisco che roba sia. Forse è un multitool e qualcos'altro. Allora, facciamo finta che quello sia un multitool. Se dovesse essere un multitool... Tanto noi ne creeremo altri nella vita. Ok, indietro. No, dovevo dire equipaggio. Spero sia un multitool. Spero di aver visto bene. Perché spendere un multitool per avere un altro multitool mi sta bene. Altrimenti ho fatto un grosso errore. Ehi, ma non si può essere perfetti in tutto. Ok. Tesserino della camera blindata Tarvos e strumento multifunzione. Ok. Che diavolo di tesserino è? Un tesserino utilizzato per accedere alla camera blindata della Tarvos all'interno della Palisade Property Bank. Al momento non ci dice niente, ma ho la sensazione che un giorno saremo molto molto grati di averlo preso. E visto che sono un infame, ti sfondo anche il muro. Giusto per vedere... Ok, no, qui la telecamera è diventata aggressive. Non gli è piaciuto che sfondassi cose. Vedete che vi dico, io me ne vado. Io prima che qui si arrabbino tutti, arrivederci, arrivederci, arrivederci. Era un poliziotto aggressivo quello? Mer. Ok. I overstayed my welcome. Mi sto buttando da qualche parte che non ho idea di cosa sia. Sperando di farlo per nascondermi, ma potrebbe essere stato un grosso errore. Tra l'altro qui dove si... Dove si va di qua? Mi sto cacciando in un altro posto strano. Non sarebbe la prima volta che succede. Grazie. Antidolorifici che ne ho usati tutti prima. Una biocella. Altri dardi tranquillanti. Davvero? Arma stordente che avevo poche munizioni in effetti. Materiali di creazione erano dall'altra parte. Ok. Salve agenti. Vedete che fatevi giusto chiudere il mio garage. Esattamente. Pure quello sembrava interessante, ma... Andiamocene via prima che la gente inizi a fare 2 più 2 e ci inizi a ricollegare ad accadimenti un po' particolari a Praga. Si parlava di influenza spagnola. Questo è curioso. E... più avanti, poi sinistra, ok. Ok, puoi passare. Questa volta. Che succede qua? A dopo. È per questo che volevo fare lo sbirro. Per questo volevi fare lo sbirro, ok. Non ho visto Rossi, ti posso dire, bro. È terrificante. A ogni rumore io... Io mi aspettavo che saltasse... Si parla di questo complesso, vero? Ah, sì. Mi ha detto che sarebbe andata bene. Ok. C'è scritto qua. Zaradni Skrinki Pradelna. Eccolo qua il cigno. Labut Cleaning. Al numero 84, secondo piano. Non so da che lato... dei due. Numero 84 abbiamo detto.
Uno. Ok, eccolo qua. Non vedo nessuno dentro. Violazione di livello 2. Vediamo se c'è qualche finestra che... Perché sento di esserci già stato qua? E di aver fatto un pessimo lavoro? Oh. Che sia tutto collegato questo? Permesso? No. Non mi piace. Fammi chiudere l'armadietto. Molto meglio. No. Non era direttamente tutto collegato. Anche se a questo punto non ho idea di dove io sia. Se non che ho avuto accesso a un altro garage. Un'altra volta. Ah, ok. Quello che volevo fare io in realtà era qualcos'altro. Vediamo se posso salire sul... No, queste finestre sono strachiuse. Ho un multitool per aprire la serratura di livello 2, ma io sono convinto che non ci serva. Sono davvero convinto che ci siano delle alternative. Potremmo provare ad andare dal piano di sopra e magari tramite le tubature riscendere. Certo, staremmo facendo una serie di infrazioni qui, non più una sola infrazione, ma... Anche qui secondo livello, ok. Però la finestra è aperta. Ok, le mie doti salterine mi stavano tradendo e hanno continuato inesorabili a tradirmi. Torna sul vaso. Ok, no, ok, ho detto ok. Bene, vediamo se ci sia qualcuno all'interno. Pare di no. Non ho visto sistemi di allarme al volo, ma vuol dire tutto e niente. Qui qualcuno fa dei filmini. Pubblicità fatta in casa. La libertà di stampa è una minaccia alla nostra. Data dai giornalisti irresponsabili potrebbe esserlo. Grazie alle loro rivelazioni. Cos'è questo pulsante? Stazioni radio e siti web clandestini. Non premiamo pulsanti che non sappiamo a cosa servono. Ma quello che questi giornalisti trascurano. Qui dietro c'era... Ok, abbiamo aperto l'intero appartamento. Che bravi che siamo. Causando un mega ingorgo e impedendo a tutte le ambulanze di arrivare a destinazione. Quindi vedete disturbarvi le orecchie. Questi sembrano... microfoni. Lì c'è qualcosa che si... lì si può scendere rompendo qualcosa forse. Era esamina telecamere. Perché? Stivali è una mazza da baseball. Capitalist. Questo c'è un pulsante che per ora non premerò, ma sono convinto che prima o poi dovrò premerlo. Ma chi diavolo è che lascia sempre le TV accese? Maledizione, scatole. Torniamo a New York e analizziamo. E qui dove edita e mette tutto a posto. Posso condividere lo spirito di editing e quant'altro. Capisco anche le difficoltà dei microfoni. Laura Vale o Vale. Tutti sul treno del gossip di Marty. Potremmo approfondire, ma non... Però non mi pare collegato al nostro caso. Quindi non mi interessa neanche troppo mettermi a fare gli affari della signorina. È ovvio che ce li stiamo facendo, ma... Ad ogni modo... Temo... Che saremo costretti a distruggere la parete della signorina, perché non vedo molte altre... opzioni. Cioè, la cosa che più mi rattrista è che probabilmente... Anche sfondare la parete non servirà a nulla, ma...
c'è un solo modo per scoprirlo. Ah no? Invece era proprio quello che ci serviva. Povera filmmaker amatoriale. Ok. Che cosa abbiamo? Nulla. Ho spostato un oggetto molto pesante senza alcun motivo. Verrebbe voglia di andarle a coprire il buco nella parete con questo simpatico suppellettile. Cos'altro c'era di qua? Questo non credo ci serva, ma sempre per conoscere le strade a nostra... Guarda quanta roba! Tutta area riservata FL9. Di che stiamo... Che roba... Sono dei server qui sotto. Classified level 2. What? Dove... gli uffici della metro. Ora, tu uomo non c'entri nulla. Perché non vai a vedere se sta bene? Ma lì c'è un triangolo che non serve a nulla. Ma io lo voglio. Davvero. Ti sei solo fatto un sonnellino sul luogo di lavoro? Quindi al massimo avrai una nota di demerito. Ma capirai sicuramente che era molto importante. Staff Hall da Leyland Gant. Non possiamo permettere che la stazione diventi un bivacco o un rifugio per disperati. La sala server di cui il codice noi non ci interessa perché veniamo esattamente da là. Ed è già aperta. Ok. Chissà se tutto questo un giorno ci tornerà utile. Per ora speriamo di riuscire a trovare la strada indietro. Non dovrebbe essere molto difficile, anche perché credo non ci fossero molte altre opzioni. Ah, ok. Qui abbiamo rotto la parete, perfetto. E quindi di qua. No. Siamo tornati al garage. Un garage, neanche quel. Siamo scesi troppo. Davvero. Questo già l'abbiamo visto che non era... Aspetta. Ah, c'era... C'era un modo. Ok. Tutto questo per non utilizzare un multitool, eh. Sicurezza 4. Ecco, qui potremmo usare il multitool se ci sembra che... Un palmare, un altro multitool. Ok, a posto. Quando ci sta un multitool dentro, da ora in poi, questo è sempre uno scambio che ci piace. Io non ho neanche visto se fosse abitata questa casa. In maniera molto stupida, aggiungerei. Sblocca. Cygnus o Cygnus, non so come lo avrebbero dovuto pronunciare, che lingua sia. Harmony Knapkova. Codici laboratorio Neon. Cambio di programma. Però diremmo Cygnus, giusto perché ci sembra più papabile alla pronuncia. Per me è diventato troppo difficile far uscire il Neon dal laboratorio.
Ho le guardie dei Dvali alle costole. Meglio se vieni a prendermi. Il laboratorio è sottoterra, sotto gli appartamenti Zelan. Trova i generatori e troverai il laboratorio. Dovrai superare due porte. Il codice è lo stesso per entrambe, 0311. Facile, no? Se non fosse che hanno installato una torretta proprio tra di esse. Fa le tue ricerche e dimmi che ne pensi. Harmony. Questa è la news che volevamo davvero, mi sa. Chiudi la cassaforte, anche se è palese che l'abbiamo aperta. E... bomboletta spray. Per un secondo mi era parso un enorme fallo, invece era un cigno. Molto meglio, molto meglio. Perché posso utilizzare l'aspirapolvere? Questa finta impresa di pulizie. Alcol. Abbiamo spazio, prendiamolo. Giusto perché può curarci. Roba da vendere. Che noi soldi ci servono tutti quelli... Vedi l'alcol, ora che abbiamo molto più spazio, dovrei prenderlo anche solo per il fatto che possiamo utilizzarlo per vendere. Vendere, vendere, vendere. Noi siamo ormai presi nel nostro spirito imprenditoriale. E prima o poi giuro che inizierò a potenziare le mie armi, e che ho il terrore di potenziare armi sbagliate. Qui possiamo aprire, no? Apriamo e chiudiamo. E abbiamo un palmare. È successo qualcosa al 202? Sì, ci siamo passati noi. Phineas, sono stato al 33 Clavni, come hai chiesto. Sai, per quella faccenda delle notti al neon. Avevi ragione su quel tizio, c'è da fidarsi di lui. Detesta i Dvali, almeno quanto noi. Anche gli altri sono a posto, eccetto una ragazza, una certa Katarina, che potrebbe portare guai. Certo, non come quelli causati di solito dai Dvali, ma pur sempre guai. Comunque sia, alla festa è successo qualcosa di cui dovremmo parlare. Ho scoperto un lato inedito del Neon. Sospetto che tu sappia già a cosa mi sto... cosa mi riferisco. Cioè, si sta riferendo al fatto che uccidi qualsiasi cosa che stia assumendo neuropozina. Ovviamente. Ok. Cari addetti alle pulizie, ho sentito di un nuovo servizio a Praga che effettua consegne speciali, organizza feste e rave party segreti nelle fogne. Vi dice qualcosa? Se c'è un modo di avere del Neon senza passare da Bonbon e la sua gang, voglio saperlo. Il mondo è bianco e nero, il Neon gli dà un tocco di colore. Il Neon è vita. So essere discreta e posso pagare. Katarina, questa è quella di cui non si fidano. Io ho visto anche un fucile a pompa da qualche parte. Eccolo qua. Sono perso sicuramente degli oggetti da fugare. Ma direi che credo di poter essere a posto. Ok. Ok. Lasciamo questo parte del complesso. E ora, indicazione per arrivare al laboratorio sotterraneo dove preparano il Neon. È situato sotto gli appartamenti Zelen, nel quartiere di Prekatska. Il posto è controllato dai Dvali, anche se a quanto pare la donna che ci lavora non la vede diversamente. Fa uscire il prodotto di nascosto, aiutando a vendere il Neon tramite un servizio di consegne fittizio. Quindi era una... era un inside job. Vediamo allora dove sono esattamente e quanto dovremmo sparare ai Dvali, perché non credo che saremo in grado di essere particolarmente furtivi. Non è mai stato il mio forte. Temo che mai lo sarà. Anche se prima di correre in giro, nel quartiere Prekatska, il posto è controllato dai Dvali, ma non parliamo del territorio Dvali, giusto? Io credo che qui stiamo parlando di casa nostra, praticamente. Non questo, perché qui nelle fogne, ora ho capito che è il... con questo zoom non posso vederlo, era quello il problema. Ecco, facendo zoom out, ok, mi ricorda di dover andare lì, ok. Ma gli appartamenti Zelen sono i nostri. Dove viviamo noi. Zelen Apartments. Quindi era... nelle fogne c'era sempre un'area controllata dai Dvali, se non sbaglio. Forse era lì. Ok. Ok. Allora... la zona è sgombra, nessuna attività sospetta. Sì, non mi urli nell'orecchio, gente. Coglieremo due piccioni con una fava, credo.
Muoviamoci in là. Ti hai fatto incazzare, per dire. Tornando quindi alla casa base. E quindi alla metro. Dov'era la metro? Qui a sud. Lo so che è la metro. Oddio, appena ci metteremo piede, vorranno che io porti avanti la mia missione. Vero? Vedrò se riuscirò a evitarla. Altrimenti gestiremo prima questo. Comunque non voglio procedere con i piani della TF-29 senza aver messo a posto i miei potenziamenti. Quello sarebbe un grossissimo errore, a mio avviso. Non che intenda farlo, ma che voglio proprio avere chiaro cosa faccio nei miei potenziamenti, se posso essere tranquillo nel muovermi. Evitiamo di correre. Ok, Miller, sono alla metro. E immaginavo. Perfetto. Chang dice che per avere una carrozza privata ti basta richiamare la stazione Rosica sulla mappa. Chang, gli hai chiesto di violare i trasporti pubblici di Praga per farmi arrivare a Rosica. Il piano A non funzionava. Migliaia di società sono fallite. Centinaia di miliardi di dollari sono sparite. Allora, io qui ci sono anche stato in passato, se non sbaglio, anche se non avrei potuto. Ma quello che voglio fare io in realtà... Ehi, a proposito di casa, vai a quella festa il prossimo sabato. Ma scherzi. Perderei per niente. Qua, esatto. Prekatska. Ci possiamo andare, benissimo. E questa volta abbiamo preso la carrozza giusta. Quella per gli aumentati, per i potenziati. Gli augmented o i potenziati, devo scegliere una delle due. Ed è bruttissimo che noi si debba andare a scegliere un lato della carrozza. Capite, sì? Ricorda quello che fino a qualche anno fa erano assoggettati molte persone di colore, per esempio. Ed è brutto, ed è brutto. E ti fa empatizzare con quelle persone. Questo ci dovrebbe far riflettere a tutti. Ad ogni modo, oltre a questi discorsi, non ti escluderemo. Non finiscono mai. Ignoriamo questi signori. E i Zelen Apartments era qui dietro, se non sbaglio. No, lì è dove abbiamo trovato. Ci stanno ancora degli invali qua? Prima di passare quell'intermezzo musicale, stavo parlando di roba che scotta. Noi non siamo più sentiti. Io ti avevo. Avevo scelto di aiutare te. Temo che non mi resti molto tempo. I miei permessi sono scaduti. Tecnicamente non posso più restare qui. Ok, ci penso io. Tu resta lontano dai guai mentre scopro come convalidare il tuo permesso. L'ho convalidato. Va bene, ho capito. Aspetterò qui. Non ho convalidato il tuo permesso? OMG. Ah no, io tecnicamente adesso non vedo le missioni che ho già fatto. Il lascia passare. Convalida i permessi uno di due, perché uno ne potevo fare. E io il tuo ho convalidato, ragazzo. Forse non te l'hanno ancora comunicato. Può darsi che sia questo il malinteso. Analisi politica globale, anche no. Lì c'è un qualcuno disteso. Sono sintomi dell'ipotermia. Che diavolo? C'è un agente di polizia morto, a cui noi abbiamo appena rubato dei crediti. Anche qui. C'è stata una sparatoria. Si sono fatti turbolenti, ma poi hanno capito il loro errore. Mi sono perso qualche evento importante, immagino. Eccoli qua, gli Zelen Apartment. E da questo lato c'erano le fogne, giusto? Salve. Scusate se mi introduco nella vostra area. Ok, qui le signorine piangono. Ora, quest'area credo sia il nostro obiettivo. Noi cosa stiamo ottenendo ora? Ok. Noi dobbiamo andare al livello 1. Salire. Noi siamo al livello 3.
Ok. Quindi non salire, scendere. Là in alto potrebbe essere un buon punto. Non abbiamo hacking o cose simili in remoto. Lì c'è una porta da poter aprire. Allora, noi dovremmo essere in grado di salire lassù. Se fossi salito sulla scatola. Oh my god. Benissimo. Passaggio number one. Barile esplosivo da non far esplodere. Da. Ok. Ora io non so neanche perché sto tentando di venire da questa parte. Non per il fatto che vorrei spegnere tutto questo elettricità. Sono disposto a farmi male per farlo. Ora, non sprechiamo altre cure perché, esatto, piano piano dovremmo poterci iniziare a curare, giusto? Sì, ok, piano piano. Ora, tutto questo era perché volevo avere la tranquillità di dire: fammi vedere cosa c'è qua. Perché era così importante questo posto? Probabilmente per nessun motivo. Ora che la... Avrei dovuto tenere la corrente, però. Allora, noi abbiamo i codici per entrare da quella porta, ma c'è una torretta di mezzo. Quindi ho fatto una gran stronata. Se avessi tenuto questo interruttore, probabilmente sarei potuto passare da là sopra, vero? Qui non c'era altro. Ok. Ho fatto una grande castronata. Come siamo messi a... Pure dovremmo stare a posto. Ok, ok, ok. Aia. Aia. Molto aia. What? Ok, immagino che il fatto che ci sia questa griglia elettrica conduca elettricità. Quindi per fare quello che intendo fare, forse dovrei creare un passaggio dove io possa non toccare niente di elettrico. Rico, penso che sia davvero un piano molto azzardato quello che sto tentando di mettere in pratica, vero? E fondamentalmente ha zero probabilità di successo. Ok. Prima cosa, posso mettermi una scatola qua davanti e essere già separato dal suolo. Ok, che non è una cosa stupidissima. Ok, qui sono tranquillo. E solo qui, vero? Direi che la mia grande premonizione mi fa capire che anche metterci delle scatole là sopra in qualche modo mi farebbe fulminare. Ergo, preferisco rischiarmela con la torretta. Allora, 0311. Questo era facile. È quello che segue che non lo è. Noi abbiamo anche dei proiettili EMP, se non sbaglio. E non so che effetto avrebbero. Abbiamo solo 9 colpi. Ce la potremmo anche fare stealth. In realtà possiamo passare qui sotto, credo. Bene. Noi potremmo anche... Il fatto che siamo molto forti, possiamo staccarla da terra e lanciarla, magari. No, 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 ragazza, vai oltre. Allora, noi possiamo disabitarla da qua. Violazione 3, neanche per sogno. Possiamo afferrare la torretta. Lanciarla. Aspetta, no, lascia. Non mi sparare. Avrei voluto mettere di sotto, ma... così guarda la porta, però. Non è che mi piaccia un sacco. Vorrei metterla in un angolo che è molto poco pericoloso anche per quando dovremo tornare indietro.
passa sulla porta, però mi pare meno pericoloso di altre. Poi non dovrebbe essere sensibile al suono, credo, quindi... Come cazzarola è successo? Non sarebbe dovuta rimanere là? Perché va sempre tutto male? Ok, siamo in allarme, ma in allarme silenzioso. 0311. Apri. Ok. Qui vedo persone, ma non sono allarmate. Molte persone. Non tutte aggressive, o sì. Sono un po' di ricercatori. Perché non possiamo richiudere quella porta? Dio, che ansia. Alle luci. Per questo è così buio. Domanda, qui sono tutti Dvali, vero? Non succede niente. Tienili d'occhio. Cioè, io qui posso anche tranquillamente uccidere tutti. La domanda è perché non dovrei farlo? Adesso ho questo fucile perché è silenziato, ma... Non c'è niente di cui preoccuparsi. Ora so che... Mi ricorda quella canzone. Sono molto letali loro. Io ho il vantaggio della... della posizione sopraelevata. Quindi nel momento in cui... mi tengo buono questo vantaggio... Qui sta succedendo qualcosa di strano. Evitando che qualcuno dall'alto... possa attaccarmi, quindi... non avere più il vantaggio dell'high ground. Amico! Bene. Merda. Bene. Qualcuno sotto di noi. L'abbiamo colpito? No. Temo che non ci riusciamo neanche volendo. Non posso credere di aver avuto paura di te. Avresti dovuto? Pregato. Ok, come siamo messi? Allora, non mi interessava farvi sopravvivere, ma oddio, è vero che questo sistema... il puntamento fa abbastanza pena. E loro si sono calmati, giusto? Che giornata di merda. Che giornata di merda, è un'ottima descrizione. Abbiamo delle telecamere. Che giornata di merda. Ok. Io non ho moltissimi colpi, eh. Dovrei ricordarmi anche di questo fattore. Comunque l'allarme suona e non sta arrivando nessun altro. Questo lo vedo come un dato positivo. E onestamente con i... abbiamo elettrificato cose. Speravo fosse un modo per disattivare l'allarme. Scienziati Dvali, non vi sto uccidendo perché forse eravate costretti a fare quello che stavate facendo. Vi darò modo di parlarne. Sono innocente, lo giuro. Lei è innocente, lo giura. Tenterò di tenerlo presente. Sono innocente, giuro. Che giornata di merda. Ok. Sì, 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 no, quello l'abbiamo capito, per signore. Per favore, ti prego, ho dei soldi. Non uccidermi. Neuropozzina? Stavate vedendo le interazioni fra il Neo e la Neuropozzina? Ve ne siete resi conto, vero? Oh. Pardon. Non avevo distrutto te.
Sembrate come... Tutto sommato mi sembrate un po' troppo calmi per come dovreste stare. Non leggerò il giornale in questo momento. Non uccidermi. Non ti sto uccidendo, vi avrei già sparato, vi calmate. Se ancora non vi ho sparato, dovreste stare davvero molto più tranquilli. Quella è una torretta lì dietro. Ok, quello mi spaventa già molto di più. Qui in alto invece. Tra l'altro, domanda. Ci sono due Dvali. Esatto. Ho delle munizioni normali. Il tasto Y, ok. Se si inizia una cosa, ok che ci sono testimoni e quello mi sta anche bene. Ma almeno che non ci siano direttamente dei vali. Ho dei soldi. Cioè, per carità, se vi sentite generosi, io accetto tutto. Non sono affatto schizzinoso. E... Vogliamoci sta allarme che inizia a essere fastidioso. No, non mi serve furtività, mi serviva una rivelazione, ora che sto iniziando poco a poco a capire come funziona. Ok. Disattiva, grazie. Allarme eliminato. E questo fa molto piacere, ma solo se... Adesso le cose continueranno a svolgersi nel modo migliore, cosa che non è affatto scontata. Allora, lì abbiamo telecamera e torretta e una serie di fasci laser. Laboratorio sotterraneo, ok, sotterraneo. Ci siamo. E la signorina pare qualcosa di importante. Credo che dovremmo parlarle. Non se n'è nemmeno accorta. Cioè, c'è stata una sparatoria, c'è stato il finimondo di là, granate. E lei non si è staccata dal suo piccolo computer. Cioè, per carità, ci piace che sia molto dedita al suo lavoro, ma... Da Michal Svoboda ad Harmony Knapkova. Hai insistito molto per tenerti per te i codici dei reattori del Neon. Dici che è per la nostra incolumità. Pensi di essere l'unica che sa dove mettere le mani e a quanto pare l'unica cosa a cui le interessi. A cui si è interessata. Io dico che spari cazzate, Harmony. Lo pensa anche Xarnobog. La tua conoscenza... Che poi mi ricorda Chernobog, non so se... Va bene, comunque... American God. La tua conoscenza del laboratorio non ti terrà in vita per sempre. Specie se scopriremo che sei tu a far sparire quelle partite di Neon. Adesso il laboratorio è roba nostra, appartiene a Dvali e anche tu ci appartieni. Michal. Salve. Perché ci attacchi? Che problemi ti ha dato il Neon? Non sorprenderti. Ho visto cosa fa ai potenziati quella roba. Era solo una questione di tempo. Non so di che parli. Questo laboratorio è privato. Non dovresti essere qui. Ti sei resa conto che ho massacrato tutte le guardie Dvali che erano di là? Innanzitutto perché là fuori non c'è più nessuno. Quindi cerchiamo di darci una calmata tutti quanti, ok? Che cosa vuoi da me? Io faccio solo il chimico. Avvertire o smantellare? Direi proprio che sia... Smantellare. Non vogliamo che cerchi una droga che ammazzi i potenziati. Anche perché noi in primis siamo potenziati. Ma da noi, cioè noi non ne avremmo in realtà alcun problema. Perché noi non assumiamo neuropozina. Noi siamo l'eccezione. Ma gli altri?
Crei un prodotto che uccide. Non me ne andrò senza aver reso questa cosa impossibile. E tu mi darai... Potresti anche migliorare la droga, eh? Perché dovrei aiutarti? La gente ha il diritto di staccare dal mondo. Può fare ciò che vuole con il proprio corpo e la propria mente. Non vedo allora, perché non hai capito, non sono contrario alle droghe di per sé. Sono contrario alle droghe che uccidono. Se uno si fa una cannetta il sabato sera, per me può stare anche tranquillo finché non guida o non rischia di uccidere nessuno. Ma fare una droga che, sai com'è, la mischi con un altro farmaco di utilizzo piuttosto comune e ti uccide, non è più qualcosa di gestibile. Ma vediamo di riuscire a persuaderti se siamo fortunati. Al momento a Praga la situazione non è rosea. Non sto dicendo che è tutta colpa del Neon, ma di certo questa roba non aiuta. Né me, né te, né nessuno. Ora, per quanto io possa essere in gamba, tu conosci questo laboratorio meglio di me. Ti chiedo di aiutarmi. Hai ragione. L'uso delle droghe leggere non ha mandato in rovina il mondo. Anzi, è grazie all'arcobaleno che alcuni di noi resistono ancora. Perché toglierlo? A me, come a chiunque altro. Testarda sulla difensiva intelligente, possiede una forte volontà di difendere se stessa e i propri interessi a qualsiasi costo. Si dimostrerà riluttante a riconoscere una qualsiasi propria responsabilità per paura di incrinare la propria autostima. È possibile persuaderla a tenere in considerazione anche le vite altrui, sebbene non sia una cosa che farebbe spontaneamente. Psicologia inversa. Nemmeno mi serve il tuo aiuto, direi che devo solo sparare a un paio di questi serbatoi, ci riuscirebbe qualsiasi idiota con una pistola. Sai, se non mi sbaglio, le droghe illegali sono ancora tali. Non mi servono altri motivi, no? Arcobaleno, non ti limiti a miscelare il neon, tu ne fai uso. Se chiudo questo posto, non perdi tanto il tuo lavoro, ma anche la tua roba. So che come proposta non è molto interessante. Allora, ci sono stati un po' più di Omega e Beta che Alpha. Forse più Omega di tutti, ma mi piace di più il discorso Beta. Potrei star sbagliando, ma è quel che direi, visto che questa sembra un po' una fottona e una drogatella. L'arcobaleno, eh? Non sei solo un chimico che si limita a miscelare il neon. Tu ne fai uso. Se chiudo questo posto non perdi soltanto il tuo lavoro, ma anche la tua roba. So che come proposta non è molto interessante. La gente come te assume la neuropozzina per evitare una forma di rigetto. Quella come me usa il neon per combatterne un'altra. Mi spiace se non tutti lo apprezzano o se qualcuno è stato male. Ma non vedo perché toglierlo a tutti quanti. E pare davvero che dovremmo andare più sull'Omega o Omega. Allora, forse sto pensando troppo. Sto chiedendo a una ragazzina che ha mollato la scuola delle informazioni che forse neppure conosce. Informazioni che neppure mi servono. Sostanza cattiva nei serbatoi, spara i serbatoi facile. Secondo me qui si potrebbe cagare sotto, perché vedo soffrire i potenziati là fuori ogni giorno sempre più disperati. L'ultima cosa di cui hanno bisogno è una nuova droga di cui tutti parlano. No, questo abbiamo capito che in realtà non la smuove. Perché lei gli interessano gli affari suoi. È possibile persuaderla a tenere in considerazione anche le vite altrui, sebbene non sia una cosa che farebbe spontaneamente. No, la legge è proprio... Però lei ha molta autostima, no? Sulla difensiva è intelligente. Ed è testarda. Però boh, immagina una grossa partita di Neon in un posto come Golem. Non ci credo che non la smuove. Neanche un po'. Vediamo come va, potrebbe andare male, ma onestamente, cioè, sarebbe quello su cui io tenterei di fare leva? Vedo soffrire i potenziati là fuori ogni giorno, sempre più disperati. L'ultima cosa di cui hanno bisogno è una nuova droga di cui tutti parlano e che ha il piccolo difetto di ammazzarli. Immagina una grossa partita di Neon in un posto come Golem. A Praga restano pochi potenziati. Io... è facile dimenticare che i loro problemi sono più gravi dei miei. Il Neon non farebbe che aggravarli. Dobbiamo impedire che accada. Oh, brava ragazza, brava. Hai preso la decisione giusta. Meno male che ci siamo capiti.
Questo era importante. Cosa vuoi che faccia esattamente? Bloccare presso i sintesi. Oh. L'esperto sei tu, mi starò qui a guardare sabotare la tua stessa operazione. Ok, ti ho convinto, quindi sono davvero nelle tue mani. Ho detto, starò qui a guardare, quindi. Qui sei tu l'esperta. Ogni mia azione probabilmente causerebbe un'esplosione. Per cui me ne starò qui a guardarti sabotare la tua. Ho visto i laser e le torrette. Questa non è la mia operazione. Io faccio solo il chimico. Non lavoro da sola. Un chimico che immagino sa come fare ciò che voglio. Sì, so come fare. Ci penserò io. Tu lasciami fare e basta. Forse ci siamo sbagliati qua, eh? Chissà. Se prova qualcosa di stupido alla fine, temo che dovremo ucciderla. Quindi confido che faccia la scelta giusta. Siamo stati estremamente perfezionisti. Ok. Tre nuovi Praxis. Non facciamoci sparare. Lo sapevo. Lasciateci andare via, vi prego. Basta allarmi, basta tutto. Ok, ok. Lì ci continuano a vedere. È incredibile questa cosa. Ok. Ci siamo. Ci siamo. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare più o meno. Abbiamo tre kit Praxis che potremmo utilizzare in qualcosa forse. Per ora non voglio prendere il primo kit Titan, ma abbiamo visto con l'elettricità quanto potrebbe essere utile. Credo che sia l'unico modo che abbiamo per renderci immune all'elettricità. E questo riduce. Quello sarebbe l'unico livello a cui sarei davvero interessato di queste cose strane in realtà, perché tutte queste sono molto fighe. Rallentare il tempo, avere scatti, ma questo ci darebbe proprio una capacità di interagire con quello che ci circonda molto superiore. E poi questa pure la vorrei tanto, tanto, tanto. Costa tantissimo. Ma va bene, allora, concentriamoci un secondo. No, diario. Ok, quindi questa situazione ci risulta come risolta. A parte i membri della Square Enix e i triangoli magici. Io il fatto che Ah no, storia. Notti al Neon. Risolta. Perfetto. Quindi diamoci un'altra priorità in questo momento, che era sempre qui nelle fogne, se non sbaglio. Ed era culto della personalità. Abbiamo ottenuto tre distributori di segnale dal collega mago illusionista del san... Che è sta roba? Del santone. Ah, quella è la torretta infame, ok. Che prima ci ha stravisto. E quindi torniamo da quel santone, sebbene fosse molto... Guarda quanto gira. Sebbene fosse davvero molto inquietante. Speriamo di non farci condizionare più del necessario. E fermiamo un'altra stramba pratica. In corso a Praga.